Grande vittoria per il Borgo San Donnino che si impone per 1-0 sul Sasso Marconi nel recupero della 30ª giornata del girone D di Serie D, grazie a un gol segnato da Giacomo Vanni al minuto 36. Con questo successo la squadra di Aldo Nicolini aggancia il progresso al 18° posto della classifica con 29 punti. Domenica 24 aprile tornerà al Ballotta per lo scontro diretto con la Trizium. Al nono si fa vedere subito in avanti il Borgo sulla destra, Dodi per Godano, sponda del 7 per Baldini che va al cross intercettato dal portiere. Al 12° Rossi apre nella zona di Dodi, pala sul secondo palo verso Vecchi che si coordina per il tiro ma non trova la porta. Al 17° iniziativa personale di Rossi, destro dalla distanza, bloccato dal portiere. Poco dopo ci riprova il Borgo, traversone di Godano, a Vecchi non riesce la sponda e il pallone termina fuori. Al 24esimo, primo e unico spunto della frazione per gli ospiti, cross verso Enrichiello, Som fa buona guardia e mette in corner. Al 33esimo comincia a carburare il Borgo sulla sinistra sull'asse Vecchi Vanni, ma non arriva il gol del vantaggio. Il risultato si sblocca 3 minuti più tardi. Con un tiro a cross di Vecchi, il portiere non allontana, Baldini viene chiuso, ma poi ci pensa Vanni che tutto solo di sinistro mette il pallone in fondo al sacco. Al 36esimo cambia dunque il parziale al Ballotta con il Borgo San Donnino che si porta meritatamente sull'1-0. Per l'attaccante toscano il sesto centro stagionale in Serie D con la maglia biancazzurra. Nel finale di tempo prova una timida reazione il Sasso Marconi, girata di Jesse e palla fuori. Al 44esimo Vanni lancia Vecchi in contropiede e il numero 3 avanza grandi falcate sulla sinistra, poi mette il cross per Godano, ma il portiere in uscita intercetta. Nel secondo tempo il Borgo San Donnino gestisce il vantaggio senza particolari problemi. Al 49esimo Rossi si accentra e calcia col destro, ma non trova la porta. Il Sasso Marconi risponde con un'acrobazia di Jesse, bloccata agevolmente da Frattini. Al 65esimo tocco corto di Vanni per Abelli che calcia d'esterno, mandando la sfera fuori di pochissimo. Gli ospiti cercano di farsi vedere in avanti, punizione di Torelli, pallone fuori. Al 74esimo il Borgo San Donnino accarezza il gol del 2-0, solito cross di Vecchi, solito intercetto di Vanni che calcia col destro in diagonale trovando la respinta del palo interno. Azione offensiva prolungata per il Borgo San Donnino, Finocchio trova Memetai, la conclusione mancina del nuovo entrato è troppo morbida e viene bloccata dal portiere. Poco dopo il Borgo vince un rimpallo in mezzo al campo, l'azione prosegue con un altro tiro di Memetai che non sortisce gli effetti sperati. Nel finale occasione per gli ospiti da palla inattiva, ma c'è anche un fallo su Frattini ed è punizione per il Borgo. È questa l'ultima azione significativa della gara, dopo ben 12 minuti di recupero l'arbitro stabile di Padova manda le squadre negli spogliatoi, Borgo San Donnino batte Sasso Marconi 1-0.